Biglietto ferroviario, ieri sera abbiamo iniziato a definire i dati, tabella dei dati. Abbiamo visto che servono una variabile del costo del biglietto, una variabile per stabilire il tipo, per inserire il tipo di utente, pensionato, studente oppure disoccupato. Poi abbiamo tre costanti che corrispondono alle percentuali di sconto da applicare, e l'importo che è l'importo da pagare scontato. Ora, avevamo iniziato a pensare all'algoritmo, quindi l'algoritmo è: inserisci il costo del biglietto, poi inserisci il tipo di utente. Se il tipo di utente è uguale a P, allora importo uguale a costo meno costo per sconto P tratto 100. Altrimenti, se tipo utente è uguale a S, allora, e qua rientro ancora, allora devo calcolare l'importo utilizzando non sconto P ma sconto S. Sconto S. Altrimenti, a questo punto, se non è tutto accompagnato, come si suol dire, quindi l'importo sarà uguale a costo meno costo, anzi no, no perché potrebbe sbagliare l'utente, quindi devo ancora chiedermi se tipo utente è uguale a, allora, non litigare con le maiuscole e minuscole, tipo utente è uguale a B, allora, importo uguale, costo, eccetera, eccetera, dove la percentuale di sconto è sconto B, altrimenti possiamo tranquillamente dirgli che non c'è nessuno sconto. Altrimenti all'importo assegniamo il costo. Non cambia nulla, ok? Finito tutto questo, siamo di nuovo sotto il punto 5. Abbiamo finito tutta la sequenza di IFA nei dati e possiamo produrre in output l'importo. Qua andiamo a inserire un altro parallelogramma con input costo. Poi vado giù e aggiusto dopo. Output inserisci il tipo di utente e poi input tipo utente. Se avete notato, io uso le variabili, gli stessi identificatori di variabile che ho messo nella tabella dati, perché un tipico errore degli studenti, che poi li porta anche a commettere altri errori nella codifica, è quello di cambiare i nomi alle variabili. Non si può cambiare i nomi alle variabili, bisogna dare un nome e mantenerlo fino alla codifica, perché altrimenti poi non funziona. Voi direte, ma è ovvio. È ovvio no, perché per esperienza, dopo tanti anni che insegno sta materia, so quali sono tutti i problemi che si possono venire a creare. Quindi se tipo utente è uguale a P, allora inizio a inserire un rombo. Allora, vero, falso. Se è vero che il tipo utente è uguale a P, allora andiamo a calcolare, quindi qua ci va un rettangolo, importo uguale costo meno costo
per la percentuale era P diviso 100. P diviso 100. Quindi se è falso, condizione falsa, devo farmi un'altra domanda. Di nuovo, stessa cosa, se la condizione è vera, allora vado a calcolare l'importo. Quindi se P utente è uguale a D, che è disoccupato, allora se è vero vado a calcolarmi, dovrebbe essere ancora in memoria, vediamo, vado a calcolare l'importo dove al posto di P qua ci sarà la D. Se anche questo è falso, allora all'importo assegniamo non so più dove metterlo, importo uguale costo e basta. Ok, adesso la cosa più difficile è chiudere tutto in maniera opportuna, però si parte dal basso. Allora prima, qua mi manca un F di falso, falso. Vado a chiudere questo primo if, questo qua che vedete di colore giallo. Ok, lo chiudo, voilà, così. Poi guardiamo questo vertice e tracciamo una linea qua da questo punto in giù. Adesso vado a chiudere il if di colore azzurro. Ho un falso e un vero qui, quindi da qui parto e vado a chiudere qua. Poi sempre in corrispondenza di questo vertice traccio una linea e continuo così. Adesso riduco un po' lo zoom così vedo tutto. Ecco, adesso sono sul blocco if questo qui di colore, che ne so, rosa, e anche qui devo andare a chiudere partendo da qui e chiudendo qui e poi di nuovo da questo vertice linea. Ce ne sono altri? Non ce ne sono più, quindi a questo punto questa non è una linea ma diventa una freccia. Una freccia a partire dalla quale vado a scrivere, ho sbagliato, ci va questo, output di importo. Posso anche fare la stessa cosa, invece di avere i candidati uno dentro all'altro, averli in sequenza. Quindi se è falso, non faccio nulla e chiudo qua. E poi la stessa cosa. Allora, intanto, mentre faccio questa operazione di disegno, di ridisegno, vi spiego anche che cosa c'è, cosa cambia rispetto alla precedente versione. Funziona? Sì, funziona. Quindi funziona anche questa. La codifica Java è diversa? Sì. La codifica Java sarà diversa, perché non avremo degli if annidati, ma avremo una, diciamo, sequenza di if uno sotto l'altro. Nel caso in cui il valore fosse P, cioè se l'utente fosse P, qua esce subito e non fa gli altri controlli. Nel caso in cui subito il primo cioè l'utente fosse subito il P, ecco che qua abbiamo già terminato, facciamo un confronto, e nell'altro algoritmo li dobbiamo fare comunque tutti e tre.